parte di Manie Fuori. Durante la pubblicità Giorgio mi ha lasciato questo, mi ha dato questo, questo notiziario. Cos'è, Giorgio? Vogliamo presentare il vostro? Io lo faccio vedere qui, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. È il numero zero di una nostra newsletter che per il momento pubblichiamo all'interno delle società, perché vogliamo che la comunicazione sia chiara, diretta, immediata, perché ci siamo resi conto che nell'ambiente padovano tanti confondono il termine Le Ali di Padova con quella che è la squadra di riferimento, la Volley Project. In realtà la stessa Volley Project fa parte del progetto Le Ali di Padova. Quindi questo riteniamo che sia uno strumento utile e necessario innanzitutto per le società che fanno parte del progetto, perché hanno la possibilità, non solo le atlete ma anche tutti i tesserati, le famiglie stesse, di capire un attimino meglio di cosa fanno parte le proprie ragazze. E poi è importante anche nell'ambito della pallavolo stessa, è un messaggio che noi vogliamo trasmettere al di fuori delle società che ne fanno parte. Certo. A Stefano Pedrotta, che è una delle anime di queste, voglio, ragazzi, voi lo conoscete Stefano Pedrotta? Sì. Quanto vi sta dietro? Poco? A loro due? Chi è che segui tu, Stefano? Perché io qualsiasi volta che vengo a... Chi non segue, sarebbe meglio dire. Che anche sono poche, io quando arrivo tu ci sei sempre. Allora, o hai il dono dell'ubiquità... No, mi riallaccio su questo, sulla frase che disse Stefano Camporese anni fa. Ex presidente, in una riunione, ok, ovvio che uno fa quel che può e logicamente dà il tempo che può e se ha passione. Se uno deve seguire una società nel suo proprio, nella sua costruzione, nel suo essere società, deve essere un dirigente presente. Non può fare solo dirigente solo quando... quando gli avanza del tempo la squadra va in trasferta, oppure a seconda sempre delle possibilità, certo, che uno ha, del tempo che, certo, dedica. Io lo faccio con passione, seguo, diciamo, quasi tutte, le vedo sempre, perché o vado a preparare la palestra per loro, oppure vado in trasferta con loro, o con la B1, o con l'Under 18, oppure qualcosa. Sì, non ti annoi, c'è sempre da non fare, ti annoi. Non ci si annoia proprio. Insomma. Ascolta, anzi, lo faccio dire a Federico, chi lo vuole dire, gli ultimi successi. Facciamo un po' la... Qualche domenica fa l'Under 16, sì, con... campione provinciale, che c'era la finale, l'Under 16, sì, della stessa in finale, società. Le Ali contro Le Ali. Posto, sì. Tutte e due si sono guadagnate il posto. L'Under 18 lunedì. E l'Under 16 comincerà domani sera la prima fase. L'Under 18, la mia Under 18, la nostra Under 18 che ha vinto il titolo provinciale domenica scorsa, adesso andremo ad affrontare la prima fase del regionale e poi vediamo. Domenica prossima abbiamo l'Under 14 che farà la finale. E in buona prospettiva stiamo aspettando le signorine qua, che sono qua, che si sono già qualificate per la semifinale. L'Under 13. L'Under 13, nuova di zecca, cioè queste sono ragazze nuove, cioè quest'anno abbiamo... Come l'anno scorso abbiamo fatto l'esperimento, giustamente, diciamo un'intuizione anche di Federico, di tutta la società, di provare con l'Under 14, quest'anno abbiamo messo anche l'Under 13 e ci stanno dando delle cose. Siete pronte, ragazze, per la semifinale? Sì? Un applauso particolare va a tutte comunque le ragazze. Perché tutto il gruppo. Tutto il gruppo. Tienilo pure lì. Fabio, prossimi appuntamenti invece al di là delle finali, cosa bolle in pentola FIPA? Parte, voi ne avete sempre qualcuna? A parte le finali che ci stanno prendendo un bel po' di tempo, in questo mese di aprile e anche di maggio ce ne saranno a bizzeffe. La cosa importante su cui stiamo lavorando, abbiamo iniziato da tempo ma avrà il suo fine nel mese di giugno, sono due appuntamenti importantissimi che saranno dal 4 al 7 di giugno, ci sarà la finale nazionale Under 19 maschile con 20 formazioni, cioè una per ogni regione, no? Quindi che è in realtà il campionato giovanile di maggiore qualità, perché sono tutti ragazzi che militano già in... 96 al massimo. Sono ragazzi che militano già in Serie A, molti di loro. E poi... Infatti Stefano ha detto che non si perde una partita di quelle, perché lui... Dovrà essere ben presente. avrà già finito il mercato a giugno. Ah sì, sì, hai ragione. Stefano dovrà essere ben presente. Stefano ha già prenotato il posto in prima fila in tutte le partite. Ok. E lì saremo, come al solito, nel bacino termale, che è il nostro partner da molti anni,
dal punto di vista dell'accoglienza, cose che gli altri comitati ci invidiano non poco. Certo. E poi invece dal 14 al 24 di giugno ci sarà la nazionale seniores con Marco Bonitta, che farà femminile. Un collegiale da noi, femminile, perché volevamo coniugare entrambi i settori. Grandissima qualità under 19 maschile, grandissima qualità anche nel movimento della pallavolo femminile. Noi, non ce ne voglia le ali e Volley Project, noi abbiamo fame assoluta di pallavolo femminile di alto livello e noi vogliamo assolutamente che Padova diventi una piazza fondamentale, importante anche nel settore femminile. Intanto iniziamo con la nazionale, con Marco Bonitta, speriamo che sia una cosa che ci dia lustro, che ci darà sicuramente lustro. Stiamo anche cercando di organizzare alcune attività collaterali a questa cosa per gli allenatori, per le società, per i dirigenti. Certo, perché ecco, teniamo sia un evento, insomma, notizia dell'ultimo momento, dell'ultima ora, è che ci sarà una selezione anche delle giocatrici americane di grande livello, che con un amichevole dovrebbe essere il 23 di giugno. Allora cominciamo a segnarlo sulle... Segnatevi questa data, intanto. Diego, quanto manca la pallavolo di altissimo livello? Federico intanto si è già preso il microfono femminile. Beh, a Padova. Credo che sia visto in modo lampante con lo Star Game del 6 gennaio, sarà il 6 gennaio, sì, se non sbaglio, sì, con un palazzetto strapieno, come lo ricordavamo così pieno dei tempi forse della sfida con Ravenna. L'entusiasmo c'è, insomma, è la testimonianza più evidente di quanto ci sia bisogno di pallavolo di alto livello, fame appunto di pallavolo femminile a Padova, in una partita che era certo lo Star Game, ma comunque un amichevole, se vogliamo. Certo. E credo sia d'accordo anche d'accordo. Federico, che vede annuire. Per Federico cui... è d'accordo. No, vedi, io sono d'accordissimo. Ma anche sono d'accordo che Padova aspetti la pallavolo femminile di alto livello. Sono concorde su questo. Dico, come ha detto Stefano prima, le cose bisogna farle con i passi giusti e nei momenti giusti. Noi non ci siamo mai nascosti, non abbiamo mai detto che non vorremmo arrivare a cambiare la lettera davanti alla prima squadra, però è corretto farlo nel modo giusto, nei tempi che si pensa possono essere, certo, giusti. Noi siamo partiti quest'anno con una visione un po' diversa del progetto, e bisogna dargli il tempo al progetto che faccia il suo corso. Se posso lanciare solo, spezzare una lancia che può sembrare abbastanza scontata, però la testimonianza di questa Under 13 che abbiamo qui questa sera, che ripeto sono tutte, come ha detto Stefano, ragazze che a maggio non sono state selezionate, sono ragazze che sono venute di loro voglia, di loro spontanea volontà, a provare, a vedere cosa si poteva fare. Noi ne avevamo 9 e 9 sono, quindi non abbiamo fatto ricerca, abbiamo però provato a metterci un allenatore che riteniamo abbia le competenze per un certo tipo di insegnamento su un certo tipo di età. Se hanno raggiunto la semifinale adesso, vuol dire che chiunque può raggiungere certi tipi di livelli sul giovanile, parlo di prime squadre, investendo però il giusto nel anche, posto anche giusto. Tecnici, anche nei tecnici. Certo, forse, ripeto, spezzo una lancia certo, scontata, magari una cosa scontata. Penso che i risultati si ottengono sì perché la squadra è forte, certo, perché certo, le ragazze vengono, però bisogna lavorare tanto bene, certo, tanto bene sugli allenatori. Fabio, come siamo messi come compagine societaria? Siamo quasi in chiusura della trasmissione e vogliamo dare un bel segnale, no? Noi abbiamo consolidato una società che anche l'anno scorso è cresciuta, abbiamo fatto azionariato popolare, abbiamo avuto altri soci che sono entrati, io stesso stasera ho parlato con un'azienda che è interessata a entrare. C'è molta curiosità per il nostro sistema, perché devo dire che personalmente e proprio in prima persona posso dire che funziona. Cioè noi, oltre al fatto che ci divertiamo, che facciamo del bene, che facciamo sociale, perché dobbiamo ricordarci questo, che abbiamo ragazzi, cioè, facciamo anche business. Cioè, abbiamo 100 e circa, Stefano 110, ma siamo anche di più, perché anche con piccoli sponsor, imprenditori, sì, anche con i piccoli azionisti,
arriviamo anche a 100, circa 620 aziende, entità, diciamo, all'interno della società. E Marco, ad esempio, che è bravo, sì. Gianesello, organizza anche le colazioni all'americana, ci troviamo alle 7:30 di mattina, facciamo colazione fino alle 9 insieme, partecipano 20-30 aziende al colpo. E funziona perché ti conosci, ti scavi i bigliettini, dici mammi qua, e qualche lavoro ci può scappare, interna. Qualche sinergia, e funziona, insomma. Quindi... Stefano, abbiamo parlato della squadra, però di solito il passo prima è lo staff tecnico, che intenzioni avete? Avete già qualche pensiero a riguardo? No, ma io penso che riconfermeremo tutti, con Valerio c'è già un accordo per la prossima stagione, che era vincolato al raggiungimento dell'obiettivo, che è stato raggiunto, quindi lui ha già automaticamente il contratto rinnovato e adesso andremo a rinnovare tutto lo staff. La nostra intenzione è continuare con questo gruppo di lavoro che abbiamo potuto apprezzare per qualità tecniche, umane e di preparazione. Cosa è mancato quest'anno per fare un qualcosino? Cioè, se adesso facciamo il gioco, no, di quello che avresti potuto fare, che magari non sei riuscito a fare. Ci è mancato sicuramente un uomo di esperienza per le palle importanti, perché alla fine ce la siamo giocata con tutti quasi sempre, abbiamo perso molti set ai vantaggi, un giocatore di esperienza che ti potesse dare una mano a girare un set, una partita in un momento delicato, ci mancava, perché ci mancava proprio un giocatore che avesse fatto... suo percorso. Però non rientra nell'identikit comunque, no. Che cercate, consapevoli, no, del limite, però un po' alla volta questo giocatore si formerà all'interno. Dateci del tempo o dateci dei soldi, le due cose sono queste, o tempo o soldi. Abbiamo parlato prima della finale Under 19, ci sono possibilità di vedere magari Stefano impegnato non solo come osservatore ma anche come arbitro? No, sai che lui arbitra solo le partite, i giornalisti. Speriamo di no. No, il ruolo giocatore no. L'Under 19 della Pallavolo Padova può puntare a questo risultato? Allora, ci provi, visto che l'anno scorso... Si qualificano due squadre. Penso che sia avvantaggiata Treviso nei nostri confronti, però se ci dovesse essere qualche... Ripescaggio, saremo la prima squadra ripescata, credo. Però, ripeto, non ti posso dare altre informazioni. Ci sono tante, però anche l'Under 15, l'Under 17 che si stanno ben comportando nei loro campionati. Sì, noi lavoriamo su quel settore, lavoriamo sul nostro territorio, perché per me è fondamentale che tutto il settore giovanile venga fatto su tutto il territorio, perché questo, oltre a creare uno spirito di appartenenza, crea anche un bacino di spettatori, di utenti, di possibili sponsor, perché tutte le famiglie del nostro territorio possono essere coinvolte in un progetto sportivo con vari ruoli, anche dirigenziali. E quindi secondo me bisogna lavorare molto su quello che abbiamo, che è molto rispetto ad altre parti d'Italia. Qui abbiamo veramente la fortuna di avere degli atleti con caratteristiche fisiche, tecniche, già molto sviluppate. Tra l'altro voglio ricordare che sia Fabio Valaso che Sebastiano Mila sono stati convocati da Mauro Berruto all'interno del gruppo dei 25 che faranno parte della nazionale che affronterà gli European Games a Baku a giugno, quindi una prima selezione, un bel riconoscimento. Sì, ma poi abbiamo Zoppellari che sta giocando in questi giorni, bravo, bravissimo. Francesco Zoppellari, palleggiatore titolare, perché tra l'altro è stato promosso, lui tra l'altro è un anno anche più giovane, del 19 della nazionale di Barbiero, la Juniores che sta facendo gli europei, hanno vinto oggi con la Russia e quindi domani con la Francia si giocano l'ingresso alle semifinali, ovvero dalle prime quattro degli europei. Francesco Zoppellari che sta giocando con Club Italia, Stefano è il palleggiatore titolare. Sì. Sai chi è il suo secondo? No, c'era Sbertoli che faceva il primo che si è infortunato, il secondo è Toffoli. È Toffoli, il figlio di Paolino. Caro Diego, così è. Tutto torna. I geni contano qualcosa. Dimmi Diego. No, ma quindi volevo chiedere, approfittando appunto... Approfitta. Abbiamo qualche minuto, stagione, siamo in chiusura. Non voglio la fotocopia del contratto. Esatto. Diego ha già 50 righe pronte da fare per mattino, quindi... Sull'unghia. No, la prossima Superlega, comunque si parlava anche di difficoltà di altre società, potrebbe cambiare lo scenario? Ma sai, io delle altre società so per sentito dire, ci sono tante voci di corridoio, ma bisogna che poi si... Di questa A3 di cui abbiamo parlato. No, beh, a parte la riforma che è stata dei proposta campionati. Dalla federazione, diciamo fantasiosa a mio modo di vedere, poco realistica per quella che è la realtà delle società in questo momento. E per quanto riguarda la Superlega,
secondo me, penso che il prossimo anno ci potrebbe essere un torneo a 12 squadre. Quindi saltiamo quella giornata di riposo. Si accorcia ulteriormente il campionato. Per male che vada, insomma. Adesso bisogna vedere chi sarà la società promossa. Ci sono dei paletti troppo grossi per alcune società per accettare una promozione. Prima di tutto quello dell'impianto, perché ancora per un anno ci saranno 2.000 persone come capienza minima, ma dall'anno dopo sono già 3.000. E vi assicuro che impianti da 3.000 posti non ce ne sono tanti. Quindi tu dici che anche delle squadre che si stanno giocando la promozione della 2 adesso ci potrebbe essere qualche... Potrebbero pensare, sai, perché io penso, se io dovessi trasferire la mia società a giocare a 50 km o 30 da qua, quanto perderei? Sia come pubblico, prima di tutto, che come sponsor e quant'altro. Quindi posso immaginare una società come, non so, Potenza Picena, che è in semifinale, Ortona, Sora, che vanno in Superlega e per un anno possono giocare a casa loro e dopo devono andare via. Certo. A quel punto un imprenditore farà due conti e si farà delle domande. Poi la passione fa fare qualsiasi cosa. Certo, però ci sono dei paletti, anche l'accesso alla Lega, alla Superlega prevede una fideiussione molto importante per la mia promossa. Andare a cercare fideiussioni da 400.000 euro adesso non penso sia una cosa molto semplice. Qualcosa avete da fare comunque nei prossimi mesi, no, voi due? Sì. Sì, non è che vi anche vi vacanze. Anche vacanze un po'. Non darebbe fastidio. Bene. Prenotato domenica pomeriggio sottomarina, Fabio Cremonese. Va bene, ok. Bene, siamo in chiusura. Volevo fare, fatemi un applauso, ragazzi, e complimenti a tutto il progetto Leali. Volevo ringraziare Fabio Cremonese, Stefano Santuzza, Fabio Nardo per tutte le iniziative che state facendo, gli Zilios, Diego e Massimo. È l'ultima puntata e quindi è doveroso anche da parte mia un fortissimo ringraziamento a TV7 per quello che ha potuto fare quest'anno in collaborazione con la Pallavolo Padova e con il Comitato FIPA di Padova, con l'apporto di tutti, di Alessandro Bastianello, che tutte le settimane si è prodigato per far sì, Fabio, che ci fosse una squadra del Comitato qui. È stata davvero una bella avventura la nostra quarta, speriamo chiaramente di ritrovarci anche l'anno prossimo ancora insieme per parlare di tanta pallavolo padovana. È tutto e siamo veramente contenti, io dico grazie a voi perché mi avete fatto passare ancora una bella stagione. Speriamo davvero di ritrovarci a ottobre. Ciao a tutti, buonanotte!